È appena finito il Gran Premio di Monte Carlo, quinto appuntamento della stagione di Formula 1 2021 e ancora una volta Racing Podcast a caldo, visto che il Gran Premio è finito da pochi minuti. È un Gran Premio che in pista non ha riservato alcun tipo di emozione, è un Gran Premio valido semplicemente per le statistiche. Ancora una volta arriva il racconto per immagini del Gran Premio, sarà un video in realtà abbastanza rapido che però si concentrerà su quello che è successo prima del Gran Premio di Monaco e che impatto alla fine può avere questa gara di Monte Carlo, che ha riservato un solo sorpasso in pista, che di fatto è una lotta tra Vettel, Gasly e Hamilton, con Vettel che supera Gasly di fatto al termine del primo e unico pit stop. Per il resto, chi è partito nelle posizioni della qualificazione è arrivato esattamente così. È cambiato qualcosa semplicemente per merito degli undercut nelle posizioni della zona punti, ma lì ci fermiamo. Partiamo però da quello che è successo all'inizio, perché la Ferrari esegue una pole position molto importante per la storia in qualificazione, la realizza quest'uomo Charles Leclerc. Questa è di fatto l'immagine emblematica della pole position, perché a causa di questo incidente all'uscita della chicane delle piscine il pilota monegasco di fatto congela la sessione, arriva una bandiera rossa con una classifica congelata in queste posizioni: Leclerc primo, Verstappen secondo e Bottas terzo, a 18 secondi dal termine della qualificazione. Dunque la classifica si ferma e Leclerc ottiene la pole position, ovviamente in pista. È una pole position però che purtroppo il monegasco non potrà sfruttare, perché a causa di un problema dovuto evidentemente alle conseguenze di questo incidente ed evidentemente ad altri fattori che i meccanici della Ferrari dovranno studiare col passare del tempo, la macchina non riuscirà a essere pronta per la partenza, e dunque Leclerc sì, conquista la pole ma non la sfrutta, non parte neanche. E nella mia testa il mio pensiero era: ok, a questo punto il podio finale, visto che Monte Carlo è una pista dove tradizionalmente non si supera neanche a piangere, sarà Verstappen, Bottas e Sainz. Ci sono andato abbastanza vicino in realtà, perché non avevo calcolato che in Mercedes si sono ancora una volta divertiti a boicottare la gara del povero Bottas. Questa è un'altra immagine significativa della competizione, ed è quello che è capitato al povero Bottas, che già deve convivere con Hamilton, uno dei più grandi piloti statisticamente non solo del mondiale di Formula 1 della storia. Già fa fatica a vincere, perché Bottas è notoriamente una seconda guida. In più, se deve andare qualcosa male, va a battere Bottas, e i meccanici a sto giro si sono tra virgolette divertiti a boicottargli la gara, non facendo uscire la gomma anteriore destra dalla macchina di Bottas al momento del pit stop. È stata veramente un'ecatombe per il pilota finlandese della Mercedes. Io in 20 anni che seguo la Formula 1 non ho mai visto un'immagine del genere, non ho mai visto vedere un pilota essere costretto al ritiro per evidente imperizia e sfortuna, ovviamente al box della Mercedes. Non ho mai visto un pilota ritirarsi per via di una gomma che non riusciva appunto a scastrarsi dal proprio posto, e appunto è abbastanza incredibile questa cosa, ed è abbastanza incredibile che appunto gli unici due ritiri del Gran Premio di Monte Carlo siano stati Leclerc, che appunto non è neanche partito, e Bottas ritirato per questo motivo pressoché assurdo, veramente incredibile. Fatto sta che grazie a questo ritiro abbastanza incredibile e fantascientifico si aprono le porte per quello che sarà il podio del Gran Premio di Monte Carlo, appunto perché come appunto vuole la tradizione, la gara di Monaco è tradizionalmente orrenda e di conseguenza non c'è stato nessun sorpasso. Il podio dunque, che doveva essere originariamente occupato da Verstappen, Bottas e Sainz, viene occupato da Verstappen e Bottas, ma terzo finirà Lando Norris con la McLaren. Vince Verstappen, che parte dalla pole di fatto, visto che Leclerc non è partito, e fa di fatto un flag to flag, vince la gara. E considerato anche che Hamilton è finito settimo in questa gara, è il nuovo leader del mondiale, il pilota olandese, che dunque in questa immagine riesce a uscire da Monaco come leader del mondiale, sfruttando la sua incredibile costanza, perché è vero che Verstappen ha vinto soltanto 2 competizioni su 5, ma nelle altre 3 è finito secondo, a differenza di Lewis Hamilton, che oggi invece è stato abbastanza incolore, finendo settimo, sbagliando peraltro strategia. Per Max Verstappen sono 105 punti nel campionato mondiale, 101 per Hamilton, terzo è il mio Lando Norris a 56, segno che, come ho mai capito da qualche gara a questa parte, il duello è Hamilton contro Verstappen. Per il pilota olandese suona per la seconda volta in questa stagione Held Wilhelmus, l'inno nazionale olandese, e dunque nuova
nuova leadership del campionato prima di andare a Baku in Azerbaijan tra 2 settimane. Gli altri piloti appunto a podio, abbiamo detto primo podio per Carlos Sainz, che corona comunque una buona qualificazione e sfruttando la pista riesce ad arrivare in una clamorosa seconda posizione. È un podio agrodolce, come ho detto, per la Ferrari, perché è vero, non parte Leclerc ed è questa una grande delusione per i piloti della Ferrari e in particolare appunto per Leclerc, perché in una gara di casa si poteva sperare che Leclerc facesse decisamente meglio. È comunque una cosa dolce per Sainz invece arrivare secondo in una stagione dove è palesemente di fatto la seconda guida della Ferrari, quantomeno nei piani sulla carta. Qui invece Sainz ha dimostrato comunque di essere un pilota più che valido, così come più che valido il mio Lando Norris, che fa il secondo podio della stagione in questo campionato con la McLaren, che oggi aveva una livrea celebrativa molto molto bella per via di uno sponsor storico della Gulf Petroli, e di fatto questa livrea celebrativa viene onorata al massimo con il podio di Lando Norris. Gli altri piazzamenti per arrivare alla top 10: quarto è Sergio Perez, anche lui autore di una buonissima gara con la seconda Red Bull. Quinto è un sorprendente Sebastian Vettel, che di fatto insieme a Gasly ci regala l'ultima e l'unica emozione di questo Gran Premio, con una grande difesa in realtà su Gasly all'uscita dai box. Gasly che finirà sesto, dunque ancora una volta crescita per il pilota dell'Alfa Tauri o Toro Rosso che dir si voglia. Settimo è Lewis Hamilton, che è una delle delusioni del giorno, perché la Mercedes gli sbaglia strategia facendo l'undercut, quando in questo tipo di gara di Monte Carlo andava meglio l'overcut, tanto è vero che piloti che hanno fatto l'overcut come Gasly, come Stroll e come lo stesso Sebastian Vettel sono finiti davanti ampiamente in zona punti. Ottava posizione in questa gara di Monte Carlo per appunto Lance Stroll, che dunque fa una più che buona gara per le sue potenzialità. Arriva nono Esteban Ocon con la Alpine più competitiva, ed è incredibile considerato i valori sulla carta del team francese. Ultimo a punti, e qui facciamo una buona parentesi su Antonio Giovinazzi, che porta per la prima volta l'Alfa Romeo Racing in zona punti, e sono veramente contento che sia stato il nostro portacolori a portare la macchina italiana nei primi 10 a Monte Carlo. Sfrutta Antonio Giovinazzi qui una qualificazione molto molto interessante, dal Q3 riesce a mantenere la posizione, era ottavo in realtà Giovinazzi al primo pit stop, poi viene appunto superato dai piloti che hanno fatto l'overcut, quindi Ocon e Stroll, ma comunque difende la posizione su Kimi Raikkonen e finisce decimo, un punto per il pilota pugliese. Speriamo che sia un buon viatico anche dal punto di vista mentale per le prestazioni dell'Alfa Romeo, che non è la migliore macchina del lotto, però qualche gara in zona punti ci potrebbero essere assolutamente per il nostro Antonio Giovinazzi. Driver del giorno, e ce ne sarebbero tanti da assegnare, c'è Verstappen che effettivamente ha fatto una grande gara. Il mio driver del giorno non è però Norris, è però Carlos Sainz, che appunto è autore di una ottima prestazione, è autore di un podio importante per il suo campionato, che non è un campionato di vertice, è un campionato comunque degli umani, considerato che Verstappen e Hamilton facendo un campionato a parte. Carlos Sainz però dimostra comunque di essere un pilota quadrato, un pilota veloce, sfrutta molto bene la pista di Monte Carlo e arriva secondo. L'altro rider del giorno, anzi meglio driver del giorno, è Sebastian Vettel. Ragazzi, c'è poco da fare. Sebastian Vettel con quella grande difesa su Gasly ha difeso una quinta posizione facendo una strategia veramente importante e vincente in questo caso. Ha tenuto dietro piloti sulla carta molto più talentosi di lui, come appunto Gasly e Lewis Hamilton. Ottima quinta posizione per Vettel, che anche lui sfrutta il fatto che a Monaco non si passa nemmeno a piangere, ma sfrutta ovviamente anche una strategia vincente appunto come l'overcut, che ha premiato appunto quei piloti che sono finiti comunque in zona punti anche davanti a Lewis Hamilton, che insieme a quest'altro pilota, cioè Fernando Alonso, è la delusione del giorno. Fernando Alonso in realtà un po' di più, perché era stato presentato come il grande cavallo di ritorno, quello che doveva essere il primo pilota della Alpine Renault, e invece da qualche gara a questa parte Ocon sta dando sempre paga e prendendo a sperle il pluricampione del mondo spagnolo. Fernando Alonso si sta probabilmente rendendo conto che non è più la sua Formula 1, ma è una Formula 1 comunque che vede tanti piloti talentuosi, e anche i cavalli di ritorno spesso non aiutano, e Fernando Alonso oggi finisce tredicesimo con Ocon ampiamente davanti. È stata una gara di Monte Carlo, ripeto, buona per le statistiche, tuttavia è un buon giorno anche questo per dire che Monte Carlo non dovrebbe esistere nel calendario di Formula 1, semplicemente perché ancora una volta in 78 giri di niente c'è stato un sorpasso, uno, che è appunto quello che ho descritto tra Vettel, Gasly ed Hamilton, che è più una difesa di Vettel che in realtà un sorpasso riuscito. Le uniche cose di interesse sono state le strategie dei pit stop, e Monaco si presta sempre
a una gara di strategia, ma per il resto chi era davanti è partito di fatto come è arrivato. Se non fosse stato per il guasto di Leclerc, probabilmente la gara sarebbe finita con Leclerc primo, Verstappen secondo e Bottas terzo. Poi la sfiga ha voluto che Leclerc e Bottas si ritirassero per motivi improbabili, e dunque c'era spazio per quelli che erano dietro, perché effettivamente sia Norris che Sainz erano effettivamente dietro a Verstappen, che dunque sfrutta questa gara favorevole per arrivare leader del campionato mondiale di Formula 1, che tornerà tra 2 settimane a Baku, Azerbaijan, così come la Formula 2, che ha corso in contemporanea con il campionato mondiale di Formula 1. Formula 2 di cui andiamo a parlare velocemente, ancora una volta 3 gare per la competizione cadetta, una competizione cadetta che vede la doppietta del team Univirtuosi in gara 1 con il cinese Guan Yu Zhou, che trionfa davanti a Felipe Drugovic e all'israeliano Roy Nissany al primo podio della carriera. Per Guan Yu Zhou suona l'inno nazionale cinese, cioè la marcia dei volontari. Per Guan Yu Zhou sarà uno strepitoso weekend, perché arriverà a leader del campionato di Formula 2 prima di Baku. È una gara che per la Univirtuosi è talmente bella in gara 1, ma in gara 2 ovviamente ci sarà il rovescio della medaglia, perché su gara bagnata i valori cambiano e vediamo qui il podio, ovvero Liam Lawson primo, Daniel Tictum secondo e terzo Oscar Piastri per il team Prema. In realtà questo podio non sarà un podio veritiero, perché Liam Lawson verrà poi squalificato per non aver rispettato una mappatura di volante nel giro di ricognizione, dunque la vittoria andrà al pilota junior della Williams, Daniel Tictum, che di fatto sarà il secondo vero antagonista di Guan Yu Zhou. Per Tictum suona God Save the Queen, suona invece la marsigliese per Theo Pourchaire, pilota francese, giovanissimo, 17 anni per lui, talento molto interessante, il pilota junior della Sauber, che sfruttando la pole position maturata in qualificazione per la gara lunga della domenica riesce anche lui a fare flag to flag e arrivare primo al traguardo. Pourchaire con questa vittoria sale in una posizione di campionato, cioè la terza classifica del campionato, che vede appunto Guan Yu Zhou primo a 68 punti, 52 di vantaggio su Oscar Piastri, e terzo è Theo Pourchaire, che però vince la gara più importante, quella della domenica, la gara lunga, che in realtà qui ovviamente a Monaco si è corsa al sabato. Il podio della gara più lunga lo completano Oscar Piastri, che dunque fa ancora una volta secondo e si issa come secondo antagonista di Guan Yu Zhou, ed è un trionfo per la Renault, perché effettivamente sia Zhou che Piastri sono piloti dell'Alpine Junior Team. E terza posizione è per Felipe Drugovic, che fa un altro podio a Monte Carlo, ed è anche lui un pilota da tenere d'occhio, soprattutto per circuiti un po' più favorevoli come per esempio Baku, che appunto sarà il prossimo appuntamento della Formula 2. Piccola parentesi sugli italiani: non c'era Matteo Nannini perché si è di fatto ritirato dalla Formula 2 a causa problemi di sponsor. Nannini correrà soltanto la Formula 3, dove peraltro ha fatto già un podio quest'anno. L'unico italiano in gara era Alessio De Ledda, che appunto ha fatto quello che poteva, 18esimo e 17esimo delle 2 gare appunto di venerdì e sabato, 12esimo invece nella seconda gara sprint, sfruttando anche un ecatombe di ritiri, soprattutto per piloti molto più quotati, vedi per esempio Lundgaard, vedi per esempio Schwarzman, vedi per esempio Armstrong nelle varie gare. Insomma, il nostro pilota romano ha fatto quello che poteva. Nannini è stato sostituito da Jack Aitken, pilota inglese junior della Williams, che ha fatto comunque delle prestazioni a livello della macchina. Il team HWA non è propriamente il team di primo livello di questo campionato di Formula 2, che appunto tornerà a Baku, Azerbaijan, così come la Formula 1, che ha un nuovo leader per la prima volta in carriera. Max Verstappen è primo in classifica davanti a Lewis Hamilton, che comunque limita i danni perché si finisce settimo, ma comunque completa il punto addizionale con il giro veloce ottenuto con le gomme soft e un pit stop in più. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Gran Premio di Monte Carlo, se vi è piaciuto, se avete apprezzato le strategie dei team che hanno portato a questi risultati. Non finisce qui l'appuntamento però con il mio canale sportivo, perché domani alle 14 arriverà il primo Racing Podcast del Mondiale Superbike, che è corso oggi domenica ad Aragon. Il saluto da parte di Meteo Torgard, ci vediamo in un prossimo video.